Negli anni 70 il centro ricerche Fiat progettava uno dei primi microcogeneratori. Parliamo del Totem, Total Energy Module, che utilizzava il motore 900 cc di una 127, modificato per funzionare a gas o biogas. Oltre 30 anni dopo, il Totem rinasce in casa Asiagen. Scopriamo di più su questo prodotto tutto italiano. Esattamente 40 anni fa, eravamo nel 70, verso la fine del 1974, l'ingegner Palazzetti, l'inventore del Totem, ebbe l'idea al centro ricerche Fiat di recuperare l'energia termica prodotta dai motori a combustione interna. Da questa idea è nato progressivamente quello che noi abbiamo poi chiamato Totem, che è stato brevettato nel 77 e il marchio è stato depositato. Totem è l'acronimo di Total Energy Module, che vuol dire recupero totale di tutta l'energia. Il brevetto ha poi dato luogo a un prodotto che è stato inizialmente sviluppato dal centro ricerche Fiat. E poi successivamente la licenza d'uso di questo brevetto è stata ceduta a terzi per una fase industriale. Sembra un prodotto su cui investire, ma all'inizio degli anni 80, nel 1982, la casa automobilistica decide di non investire più in questo macchinario. Lei ha passato molti anni nel centro ricerche Fiat, come spiega questa scelta? L'analisi di mercato aveva messo in evidenza un progressivo potenziale interesse, ma i volumi che erano stati stimati non giustificavano ancora le tipiche produzioni ad alta cadenza del mondo Fiat. Quindi la Fiat decise nell'82 di cedere la licenza d'uso del brevetto, perché i volumi attesi erano previsti in crescita, ma non talmente alti da giustificare un impegno di una fabbrica ad alte cadenze produttive. Il processo prevede sostanzialmente la trasformazione dell'energia meccanica in energia elettrica attraverso un alternatore e il recupero totale di tutta l'energia termica. L'energia termica di un motore viene generalmente in parte raccolta dall'acqua del motore, quella che viene tipicamente dissipata dal radiatore. Noi al posto del radiatore abbiamo uno scambiatore che cede l'energia al circuito dell'acqua utenza e i fumi escono naturalmente caldi dal motore, noi li recuperiamo attraverso degli scambiatori in modo che escano a temperatura molto bassa, al limite anche dopo aver condensato il vapore d'acqua generato dalla combustione. Spieghiamo il funzionamento di questo macchinario. Che motore utilizza? Come viene alimentato? Questo è il Totem, lo vediamo aperto, quindi possiamo vedere in dettaglio le componenti. Si nota il motore termico, il Fire 1400 metano, con il suo collettore di aspirazione. È un motore di ultima generazione che motorizza sostanzialmente, alimenta il Totem da 10 e da 20 kW. L'altro motore che potete vedere motorizza Ducato e Daily, alimentato anch'esso a metano. Questo è il collettore di scarico, ben isolato termicamente, in modo che dissipi la minor quantità di energia. C'è poi la linea di scarico che vede il catalizzatore a tre vie, in grado di abbattere le emissioni a livelli molto inferiori a quelli normativi, perché il catalizzatore è studiato già per le emissioni Euro 6, quindi è molto arricchito in termini di materiali nobili. Abbiamo poi qui dietro l'alternatore, che è il sistema di conversione da energia meccanica a energia elettrica, raffreddato ad acqua in modo anche qui da evitare delle dispersioni termiche. Qui si vede lo scambiatore acqua-olio che recupera dell'energia termica anche dall'olio del motore e sotto è visibile lo scambiatore dei fumi a fascio tubiero che raccoglie praticamente tutta l'energia termica dei fumi che poi vengono avviati al camino passando attraverso il silenziatore che abbatte le emissioni acustiche.
si può vedere qui in primo piano la centralina di controllo motore che Magneti Marelli, abbiamo conservato il controllo originale del motore che garantisce la migliore efficienza di conversione meccanica e anche la migliore affidabilità in termini di durata del motore. Qual è il rendimento elettrico e termico di questo macchinario? I rendimenti sono molto elevati, si parte da un minimo del 30% di rendimento elettrico a salire fino a un 32-33%, anche se sono ovviamente dati preliminari in questo momento in fase di certificazione e saremo ovviamente i primi a essere certificati del mercato. L'elemento veramente interessante è l'efficienza globale, quindi parliamo di macchine almeno efficienti al 95% a salire, quindi arriveremo fin quasi al 100%. In quante taglie è disponibile e quali? Stiamo presentando oggi la 10 e la 20 kW elettrici e parliamo reciprocamente di 22 o 44 kW termici. A breve, entro il primo semestre dell'anno prossimo, presenteremo anche al mercato la 30 e la 45 kW elettrico. Per quale tipo di utenze e con quale profilo di consumi è più indicato installare un totem? Diciamo che spaziando nella taglia di potenze del totem stesso, questa macchina è elegibile all'installazione in tutte quelle piscine, centri benessere, spa, hotel, trasformazioni alimentari a bassa entalpia. In tutti quei sistemi di uso civile dove c'è appunto questo fabbisogno misto energia elettrica e energia termica. Microcogenerazione e smart building, come si integra il totem con le altre tecnologie tipiche dell'edificio intelligente, penso al fotovoltaico, alle pompe di calore? Il microcogeneratore che produce energia elettrica e termica a partire da un motore a combustione è nei fatti una sorgente programmabile, riesce a accendersi on demand, riesce a complementarsi perfettamente col fotovoltaico con la sua logica non programmabile, per esempio, quindi quando il fotovoltaico produce tipicamente di giorno il microcogeneratore può stare acceso, quando il fotovoltaico non produce tipicamente di notte ovviamente il microcogeneratore si accende. Ad acuire questa complementarietà vanno le pompe di calore, immaginate come il microcogeneratore e il fotovoltaico che si complementano per dare energia elettrica a basso costo possono aumentare una pompa di calore la quale enfatizza termicamente questa energia elettrica a basso costo per dare una piattaforma energetica che noi chiamiamo in full thermal, la quale rientra tipicamente con un ritorno di investimento tra i 3 e i 4 anni come una piscina per esempio, con un cash flow accumulato, un risparmio accumulato che sfiora i 300-400 mila euro. Quali sono le componenti hardware e software che consentono al totem di integrarsi perfettamente con queste tecnologie? Un sistema nostro proprietario, il quale riesce con un hardware e con un software dedicato, noi lo chiamiamo SCASIA, in onore SCADA Asia, in onore Asia e Asia Gen, che riesce a coordinare tutte le altre sorgenti, monitorandole le performance e dandone un merito economico, veniamo fuori con una piattaforma che è essenzialmente una piattaforma vincente. Quali sono le forme di incentivazione diretta o indiretta per la microcogenerazione alimentata da fonti tradizionali come il totem? Ci sono diverse tipologie di incentivazione. Innanzitutto, se il totem opera bene, lavora in condizioni che sono classificate cogenerazione ad alto rendimento, e come tale può accedere ai certificati bianchi, che sono una forma di premio per tecnologie a alta efficienza energetica. Inoltre, tutta l'energia elettrica autoconsumata viene automaticamente ad essere valorizzata in modo importante perché non paga i cosiddetti oneri di sistema che sono una frazione molto importante nella bolletta elettrica. Inoltre può usufruire di un meccanismo che si chiama scambio sul posto che rende meno immediato, diciamo, il continuo riscontro fra la produzione e la domanda e quindi poi nell'ambito dell'anno quindi ci può essere una compensazione per cui anche l'energia prodotta non nell'istante in cui è consumata può essere valorizzata come dicevo prima. Infine c'è un sconto significativo sull'accisa del metano acquistato per produrre energia. Quali sono oggi le prospettive, le potenzialità della microcogenerazione in un'ottica di generazione distribuita e che ruolo possono giocare le smart grid?
Direi che è fondamentale il tema delle smart grid, perché la microcogenerazione, diversamente dalle altre forme di generazione distribuita che sono basate su energie rinnovabili non programmate, può viceversa essere perfettamente programmata. Quindi è un'integrazione molto felice quella della microcogenerazione con le smart grid, e lo sarà sempre di più se si riesce ad aggredire un mercato che finora non è ancora pienamente economicamente competitivo, che è il mercato della climatizzazione. Sia a livello di policy da parte dei governi, sia a livello di business o comunicazione da parte delle aziende che vendono questo tipo di prodotti, come si può creare un futuro di sviluppo per la microcogenerazione in Italia? Il grande nodo nel potenziale enorme della climatizzazione è che oggi chi installa un microcogeneratore non può, come fa per il calore o per il freddo, far pagare ai singoli condomini o ai singoli utenti anche una bolletta elettrica. Per cui l'autoconsumo elettrico è spesso relegato ai consumi condominiali o a consumi elettrici relativamente limitati. Se si riuscisse a liberalizzare in questo senso il tema della fatturazione dell'energia elettrica, il mercato esploderebbe e porterebbe a dei grossissimi vantaggi sia in termini energetici che in termini ambientali. La proposizione commerciale, prima ancora la proposizione comunicativa, deve essere fare pubblicità, sensibilizzazione, far capire che utilizzando un unico combustibile in maniera smart è possibile fare ben più del calore, è possibile fare anche energia elettrica a basso costo.